Noi, se si potesse, inizieremmo ieri a giocare al calcio, perché tanta la passione, tanta la voglia, che questo punto è un punto chiave, anche perché in questo modo potremmo contribuire non a dare tranquillità, perché questo non è un momento di tranquillità, di consentire da un quarto d'ora sino a 90 minuti un po' una pausa rispetto alle situazioni che ci sono. Poi bisogna confrontarsi con la realtà e la realtà è molto complicata. Aiuto è un problema relativamente alla situazione dell'attuazione del protocollo nel momento in cui sarà validato dal Ministero della Salute di come attuarlo e diciamo presenta diverse difficoltà nella sua attuazione. Quindi diciamo tutti questi elementi, fermo restando che chi decide è il Consiglio federale, i presidenti sono chiamati a discutere i quattro e ad avanzare un'ipotesi. Da quelle idee che erano scaturite c'era quella che ha fatto discutere di più, questo famigerato sorteggio. Ora, Presidente, lasciando per un attimo da parte quelli che potevano essere i meccanismi e i criteri alla base di questo sorteggio, però che fosse un'idea un po' forzata probabilmente, fantasiosa anche nel rispetto dello sport giocato sul campo, questa è stata la percezione un po' non solo di chi ha fatto ricorso, anche di chi poi l'ha letta quell'idea. Allora, intanto, come lei ha detto, è un'idea che decideranno i presidenti. Secondo elemento, qual è la difficoltà che si ha sulle idee? La difficoltà che si ha sulle idee è che bisogna ragionare sul fatto che bisogna trovare una ipotesi la meno contrastata possibile, quella che crea meno contenziosi. L'unica idea che non creerebbe contenziosi è concludere il campionato. Avete mai pensato, per esempio, di rinunciare ad una promozione e promuovere solamente le prime tre, diminuendo di un'unità le retrocessioni in Serie B? Visto e considerato che le regole federali sono di quattro promozioni, uno degli elementi che potrebbero ragionare i presidenti è questo, però bisogna ragionare su altre questioni che attengono all'equilibrio tra le leghe e i rapporti. La sensazione è che con la A che viaggia su una strada e la B che sia in una posizione intermedia, i presidenti di C richiedano con particolare veemenza lo stop dei campionati perché in fondo hanno un interesse al risparmio degli ultimi emolumenti della stagione. Ora c'è sicuramente qualcosa di vero, però sembra più una posizione da parte dei presidenti un po' più strumentale che di emergenza sanitaria. È una sensazione sbagliata, certamente. Però perché evidentemente passa questo messaggio? Perché c'è qualche scienziato che invece lo esplicita in maniera sbagliata. Allora, se fosse questo il motivo, lei deve sapere che io mi batterei totalmente contro e sarei il primo a battermi in questa direzione. Se ricomincia il calcio, vuol dire che il paese sta meglio.